SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Anche la Romagna è stata investita dalla perturbazione siberiana Burian. La neve è caduta copiosa dall'entroterra alla costa e i principali disagi sono stati registrati nella circolazione stradale, con la E45 chiusa ai mezzi pesanti e in alcuni tratti anche alle auto. Ha ospitato nel proprio bar il comizio di Forza Nuova Rimini e da allora la struttura è nel mirino di alcune associazioni che hanno invitato a boicottarlo. La titolare replica: qui da noi si dà spazio a tutti. Giulio Rossi è il nuovo direttore dell'unità operativa di anatomia patologica dell'ospedale di Ravenna. Il reparto è un punto di riferimento per l'intera struttura e ogni anno esegue 28.000 esami istologici e 16.000 citologici. Negli ultimi giorni di campagna elettorale abbiamo parlato col deputato uscente del Partito Democratico Tiziano Arlotti, che dice: abbiamo fatto molto. Andrea Cintorino del centrodestra pone l'accento su flat tax e sicurezza, mentre il popolo della famiglia a Cesena si proclama contro le larghe intese. I romagnoli, in base ai dati diffusi dall'Osservatorio della Salute nelle regioni italiane, sono tra i più longevi del paese. L'aspettativa di vita è di 84 anni e tra i fattori chiave per il benessere, oltre alla genetica, ci sono il supporto ambientale e la corretta alimentazione. Il volley, la Bunghera Venna domina Monza e si conquista l'accesso ai playoff. Magistrale la prova della squadra di coach Soli, che adesso cercherà il miglior piazzamento nell'ultima giornata del campionato di Superlega. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati al nostro appuntamento con l'informazione serale. Come avete avuto modo di sentire dai nostri titoli, era stata annunciata questa perturbazione siberiana e puntuale, arrivata con un calo picco delle temperature un po' in tutta la Romagna e anche l'arrivo della neve, in particolare nel territorio cesenate, ma anche in colline e anche sulla costa. Andiamo allora a vedere il nostro primo servizio. Infine è arrivato Burian. Con un biglietto di sola andata dalla steppa russa, la perturbazione formatasi in Siberia ha superato i monti Urali ed è giunta in Italia, colpita anche la Romagna, freddo e disagi. La neve nell'entroterra ha continuato a cadere copiosa per tutta la mattinata di lunedì, mentre sulla costa i primi deboli fiocchi sono arrivati più tardi. Problemi alla circolazione con l'E45 che è stata chiusa ai mezzi sopra le 7,5 tonnellate. Nei territori collinari i sindaci hanno disposto con una ordinanza la chiusura preventiva delle scuole. Qui ci troviamo alla stazione di Rimini. Nella mattina di lunedì si registravano diversi ritardi per i convogli provenienti sia dal sud che dal nord. In giro a piedi si incrociano poche persone, il freddo è tagliente. Gli istituti meteorologici avvertono che nelle ore successive la situazione potrebbe addirittura peggiorare, con la neve che potrebbe continuare a cadere fino a martedì. Con la colonnina di mercurio scesa al di sotto dello zero, il pericolo ora si chiama ghiaccio e riguarda soprattutto le strade. L'invito è quello a prestare la massima attenzione e limitare gli spostamenti. E proseguiamo parlando di un altro episodio causato dal maltempo. Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per un conducente moldavo che nel pomeriggio è uscito di strada con il proprio furgone mentre percorreva la Marecchiese nella zona di Nova Feltria, nel riminese. L'uomo aveva deciso di avventurarsi nel viaggio nonostante il tratto di strada fosse stato chiuso al traffico per i mezzi pesanti e a causa delle difficili condizioni meteorologiche ha perso il controllo della guida, rimanendo pericolosamente in bilico sul ciglio della carreggiata senza però ribaltarsi.
Dopo pochi minuti sono arrivati i mezzi di soccorso che hanno lavorato appunto per liberare il mezzo dalla neve. Fortunatamente illeso il guidatore. Andiamo invece al nostro portale TR24 per parlare di una persona scomparsa. È scattato ufficialmente questa mattina a Cesena il protocollo relativo alle persone scomparse appunto per quanto riguarda Rosa Cangini, un'anziana di 82 anni della quale non si hanno più notizie dalla serata di venerdì. La donna, secondo la ricostruzione del figlio, si era allontanata di casa dopo una lite avuta con quest'ultimo per poi sparire nel nulla. Nonostante debbano passare almeno 3 giorni per dare ufficialmente il via alle ricerche, già nella giornata di sabato si era messa in moto la protezione civile mettendosi sulle tracce della dispersa, allarmati anche dalle difficili condizioni meteorologiche. Ovviamente si prega chiunque possa avere notizie utili di contattare le forze dell'ordine. Andiamo a Rimini, ospitò il comizio di Forza Nuova giovedì scorso. Da allora il bar, protagonista, è finito nel mirino di alcune associazioni che hanno invitato a boicottarlo. Netta arriva allora la replica dei gestori che dicono: qui si dà spazio a tutti. Sentiamo. Tutto cominciò con l'ospitata di giovedì scorso del comizio di Forza Nuova. Dall'associazione Non Una di Meno partì l'invito sdegnato, sostenuto anche da altri, a boicottare il bar del centro di Rimini che ha accolto l'evento. Il fascismo non è un'opinione, hanno tuonato gli attivisti, mai più eventi simili in luoghi pubblici. Su Facebook hanno persino invitato a rilasciare recensioni negative al bar. Non si è fatta attendere la risposta dei titolari dell'esercizio che difendono il loro diritto ad aprire le porte a chiunque non ostacoli la legge. Non parteggio per nessuno, non ho nessuna preferenza. Io quando una persona si comporta bene, è rispettosa, non mi dà problemi, per me può entrare chiunque qui dentro, chiunque di qualsiasi razza, religione, etnia. I militanti di Forza Nuova hanno chiamato per prenotare la sala e pagato le consumazioni come avviene per qualunque altro evento, hanno precisato così i gestori. Siccome la legge comunque li riconosce come partito, per me come gestore di un locale io non me la sento di dire di no a nessuno. E qualora dovessero cambiare i regolamenti, ad esempio adesso si parla in questi giorni del possibile cambio di regolamento comunale, in quel modo come interverreste? Ci adegueremo senz'altro. Come per tutti i regolamenti. In che modo l'ha ferita questa vicenda? E moralmente tanto, tanto, perché io sono una persona tranquilla, ho rispetto per tutti e moralmente mi ha tirato veramente a terra. Parliamo di operazione delle forze dell'ordine. I carabinieri del Ravennate hanno arrestato una coppia di trentenni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, originario della Tunisia, era agli arresti domiciliari a Sant'Alberto e dopo aver assistito all'ennesimo via vai sospetto di clienti, gli uomini dell'arma hanno fatto irruzione nell'abitazione e lo hanno trovato in possesso di 52 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiali per il frazionamento e il confezionamento delle dosi, oltre, come vedete, a denaro in contante. La compagna italiana aveva cercato di dello stupefacente poi recuperato dai militari e al termine del processo per direttissima il giudice ha disposto per lo straniero la detenzione in carcere, per la donna invece la misura cautelare dell'obbligo di firma. Rimaniamo a Ravenna ma cambiamo argomento perché all'ospedale cittadino Giulio Rossi è stato nominato nuovo direttore dell'unità operativa di anatomia patologica. Sentiamolo. Nuove nomine all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, dove il dottor Giulio Rossi ha acquisito la direzione dell'unità operativa di anatomia patologica. Il reparto è un vero e proprio punto di riferimento per l'intero ospedale, che ogni anno esegue 28.000 esami istologici e 16.000 citologici. Partirò da mantenere sicuramente il livello diagnostico alto, perché la routine è quella che ci fa fare le diagnosi e ci permette poi di fare le terapie piuttosto che gli interventi in maniera corretta. Chiaramente questo va mantenuto. Su questa base, che deve essere molto alta, poter introdurre dell'informatizzazione maggiore, che è quello che vuole anche l'azienda, insomma poter cominciare a pensare su 4 ambiti in maniera univoca. Altri progetti sono quelli della biologia molecolare, quindi implementare lo sviluppo della biologia molecolare per i biomarcatori predittivi, ma anche diagnostici, in particolare collaborando con l'IRS di Meldola. E l'altra priorità è la digital pathology o patologia digitale, cioè
permettere di scannerizzare i preparati convenzionali che vediamo oggi in via internet per poter consentire di fare le diagnosi sia nei vari ambiti con semplicemente guardando all'interno del computer le immagini che possono essere in formato JPEG o TIFF come quelle che siamo abituati a vedere normalmente anche nei nostri computer piuttosto che condividerle come second opinion nei paesi stranieri, penso agli Stati Uniti o in collaborazione europea o anche altri centri italiani, insomma, queste sono le priorità. E continuiamo a parlare di salute e di sanità perché i romagnoli sono tra i più longevi d'Italia, lo affermano i dati diffusi dall'Osservatorio della Salute nelle regioni italiane. Vediamo quindi di saperne di più con il prossimo servizio. Clima, stile di vita, livello di istruzione, alimentazione. Sono tante le varianti che fanno sì che in una regione ci sia un'aspettativa di vita superiore ad altre. Fatto sta che in Romagna si è più longevi, lo affermano i dati diffusi dall'Osservatorio Nazionale della Salute delle Regioni Italiane nell'ambito di un progetto coordinato dall'Università Cattolica. In Italia, per esempio, l'aspettativa di vita è inferiore al Sud, che si aggira tra gli 80,7 anni della Sicilia agli 81,4 della Campania. In Romagna l'aspettativa invece si aggira attorno agli 84 anni. Le tre province romagnole sono disposte rispettivamente in seconda, undicesima e dodicesima posizione nazionale e prime tra quelle della nostra regione. Ma andiamo a vedere nello specifico l'aspettativa nell'area romagnola. Rimini raggiunge gli 84 anni, quello di Forlì Cesena è di 83,6 anni e di Ravenna 83,5. I dati possono essere interpretati in diversi modi, ovviamente le varianti sopra elencate sono importanti, ma anche la qualità del sistema sanitario si rivela un fattore fondamentale per la salute e la longevità dei cittadini di una regione. Secondo il dottor Peter Martini dell'Iowa University sarebbero sei i fattori chiave di una vita all'insegna del benessere e della longevità: supporto ambientale, caratteristiche individuali, genetica, abilità comportamentali, una sana e corretta alimentazione, mantenersi sani e una buona salute mentale. Passiamo invece alla politica perché siamo agli ultimi giorni di campagna elettorale anche per Tiziano Orlotti, deputato uscente del Partito Democratico, candidato per un seggio in Senato. Abbiamo fatto molto, questo è quanto ha detto nei nostri studi. Sentiamolo. Noi in questa legislatura abbiamo messo in campo un'azione decisiva per tagliare i contributi previdenziali, in particolar modo, quindi diminuire il costo del lavoro, dare maggiore competitività, mettere più risorse in tasca ai lavoratori con gli 80 euro che sono stati fatti con altri provvedimenti e abbiamo cercato di aumentare i posti di lavoro. Oggi siamo arrivati quasi 1 milione di nuovi posti di lavoro e di questi più della metà sono a tempo indeterminato. Quindi il lavoro che faremo anche nel nostro programma è un lavoro che prevede già nella legge di bilancio, l'abbiamo previsto, il taglio dei contributi per fino a 3.000 euro per ogni lavoratore e quindi andiamo avanti con questa direzione, ma soprattutto vogliamo diminuire anche la tassazione previdenziale, fiscalizzandola ovviamente da parte dello Stato, quindi senza nessun taglio per quanto riguarda il dipendente, per quando andrà in pensione. E questa è una cosa importante perché da 33 punti la porteremo al 29%. È un taglio strutturale del 4% e la stessa cosa faremo anche in campo fiscale. Sul lavoro diceva si sono creati oltre 1 milione di posti di lavoro, ma quanta qualità in questi posti di lavoro però? E moltissimi, come detto, più della maggioranza sono a tempo indeterminato. Molti sono a tempo determinato, anche perché nel frattempo io sono stato relatore nella Commissione Lavoro quando abbiamo abolito i voucher. Chiaramente adesso ci sono molti lavoratori che stanno utilizzando questo, molte imprese che stanno utilizzando il tempo determinato. Fra l'altro, da noi c'è la stagionalità, quindi è strutturale, no? E noi abbiamo detto che il lavoro a tempo determinato deve essere comunque sia più costoso rispetto a quello determinato. E per quanto riguarda, ad esempio, il lavoro stagionale, abbiamo tagliato completamente l'IRAP. Sicurezza invece e flat tax. Sono questi i cavalli di battaglia della giovanissima Andrea Cinturino che si propone all'uninominale di Forlì Faenza tra le file del centrodestra. Sentiamola. Ci chiedono più sicurezza, ci chiedono più lavoro. Uno dei principali cavalli di battaglia, sì, come Lega, ma come tutto il centrodestra, infatti abbiamo un programma univoco, quindi un programma appoggiato da tutto il centrodestra, e sicuramente il primo è la riforma fiscale, che andremo, uno dei principali cavalli di battaglia, quindi riforma fiscale o flat tax, cosiddetta tassa piatta che dir si voglia.
che è una delle principali cose che andremo a fare per diciamo, avviare un'Italia messa al ginocchio. E quindi praticamente in questo programma noi vogliamo con la flat tax andare ad abolire quelle che sono le aliquote progressive e far pagare un'aliquota unica, quindi imporre una tassazione unica al 15% per tutti i redditi, quindi redditi da capitale, redditi da lavoro, redditi da pensione, tutti i redditi tassati al 15%. C'è chi vi accusa però di promettere senza però garantire come queste promesse possono essere sostenibili. Che cosa rispondete? Noi assolutamente, diciamo che guardiamo quelli che sono i fatti e lo storico degli altri paesi, quindi secondo me la flat tax, parliamo di flat tax, quindi può essere assolutamente attuata ed è fondamentale per far ripartire un paese che è assolutamente in ginocchio. Andrea Cintorino è una europeista convinta? Diciamo di sì o di no, ni. Perché? Perché comunque europeista convinta, l'Europa, oltre ad averci abbandonato sul discorso immigrazione, ha etichettato l'Italia come una categoria di serie B, quindi anche con un discorso di regolamenti europei che vanno a sfavore dell'Italia, a sfavore dell'economia italiana. A Cesena invece abbiamo sentito il popolo della famiglia che si dichiara pronto a sostenere il centrodestra ma contrario alle larghe intese. Vediamo. Inizia l'ultima settimana in vista del voto del 4 marzo. I partiti avranno tempo fino a venerdì per convincere le grandi masse di pubblico prima dell'arrivo del silenzio elettorale. Il popolo della famiglia in Romagna spera di migliorare l'exploit delle ultime elezioni amministrative locali. Il nostro si è rivelato un territorio ricettivo alle proposte del movimento di Adinolfi che punta a recuperare ulteriori voti nell'elettorato cattolico. I temi sono sempre i soliti, noi siamo i figli del Family Day e quindi spiegheremo all'Italia e agli italiani perché non possiamo accettare il governo di larga intesa Guida Bonino. È uscito sul Corriere della Sera la notizia, Berlusconi ha incoraggiato gli italiani a dare fiducia a Emma Bonino affinché entri in Parlamento con la sua lista. Noi non vogliamo governi di larga intesa e non vogliamo soprattutto governi di larga intesa con nemici dichiarati del Family Day come Emma Bonino e Giulia Bongiorno. Noi diremo agli italiani che l'unico modo per evitare questo è mandare in Parlamento il popolo della famiglia anche finché sia a fronte di interposizione per evitare un governo di larghe intese. Ci vuole il 3% perché poi dopo senza i nostri voti non potranno fare assolutamente nulla. Se vogliamo parlare di misure a favore di famiglia, vita e libertà, bisogna mandare un manipolo di donne e uomini del popolo della famiglia a difendere le nostre posizioni. Il popolo del Family Day che si è mostrato al Circo Massimo con oltre 2 milioni di persone presenti ha occasione storica di determinare il destino di questo paese per i prossimi anni. Ancora problemi a Cesena per la costruzione del complesso del Sacro Cuore. Stiamo parlando di un cantiere bloccato da oltre 10 anni. Vediamo. Le immagini che vedete risalgono a circa 3 anni fa, eppure basta recarsi anche adesso a Cesena, in via Padre Vicino da Sarsina, per avere l'impressione che non sia passato neanche un giorno. Il caso riguarda i lavori per l'ampliamento del complesso edilizio del Sacro Cuore, che da più di 10 anni tiene sotto scacco gestori dello stabile, l'amministrazione comunale e naturalmente i cittadini cesenati. I fatti risalgono addirittura al 2008, anno in cui venne dato ufficialmente il via al cantiere. Già nel 2009 però i primi intoppi con il progetto edilizio che fu sequestrato dalla Procura della Repubblica di Forlì a causa di alcuni problemi legati ai permessi. Da quel momento in poi è stato un vero travaglio per il cantiere che di fatto non è mai stato rimesso in moto e anche adesso che il sequestro è stato revocato sembra lontana la possibilità di giungere a una soluzione. Il problema riguarda la Compagnia del Sacro Cuore, che sembra aver ormai perso interesse nel procedere con il progetto originale che riguardava la costruzione di un parcheggio. Pochi giorni fa, come si legge dalle pagine del Resto del Carlino, è intervenuto il Comune che ha proposto 2 soluzioni. La prima, quella di portare a termine i lavori, anche se i costi sono proibitivi, si parla di 2 milioni di euro. In alternativa, provvedere a colmare lo scavo con della terra e chiudere il cantiere, che durante la sua espansione è arrivato addirittura a occupare un pezzo della carreggiata, per realizzare così un nuovo spazio verde. In questo caso la cifra è più bassa, 900.000 euro, anche se i lavori sarebbero comunque molto complicati, basti pensare che si calcola che per riempire il buco servirebbero circa 20.000 camion carichi di terra. E proseguiamo con altra cronaca e attualità con le nostre notizie in breve. Cesena. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole a causa della neve caduta in queste ore. Nella giornata di martedì, quindi, tutti gli istituti scolastici, compresi gli asili, rimarranno chiusi.
Rimini, un uomo originario del Senegal, è stato sorpreso dai carabinieri mentre in un parco pubblico cedeva un quantitativo di circa 10 grammi di marijuana ad un giovane di San Marino. Per lui è scattato l'arresto con pena sospesa. Forlì, un 24enne forlivese incensurato, è stato sorpreso in flagranza di reato mentre rubava soldi dalla cassaforte di un supermercato. Il giovane è stato arrestato e si sospetta che abbia prelevato in diverse occasioni un totale di circa 4.000 euro. Rimini, il sindaco è pronto a presentare un esposto in procura contro i manifesti Novax. L'esposto è per chiedere non solo di verificare se questi messaggi siano in regola con la normativa, ma soprattutto che non si configurino altre tipologie di reati come il procurato allarme. La linea ora alla redazione sportiva per tutte le ultime novità di sport. Grazie Romina, c'è il volley in apertura di TR24 Sport. Bastava un punto a Ravenna per conquistare i play-off, ma i giallorossi hanno voluto andare sul sicuro e contro Monza hanno conquistato l'intero bottino in palio. Vediamo allora gli highlights nel servizio. Nel tripudio del Pala de André una splendida Bunghe spazza via in 3-7 i monzesi del G-Group e si qualifica con una giornata di anticipo ai play-off che valgono lo scudetto. Scarna la cronaca del match con l'MVP Orduna e compagni che non lasciano scampo agli avversari in nessuna frazione, colpendo sia al servizio, ben 9 gli ace, sia in attacco con i due centrali Vitelli e Diamantini sugli scudi e l'opposto austriaco Bukeger, top scorer con 17 punti. Entusiasta a fine gara, coach Soli. Un grande applauso ai miei che oggi hanno coronato un sogno, 41 punti, l'ottavo posto garantito, penso che sia per quello che erano gli obiettivi d'inizio anno e tutti i presupposti su questa squadra d'inizio anno, penso che sia un risultato che ha veramente tanto da dire. Appaiata Piacenza, ma ottava in virtù del minor numero di successi e con Milano avanti di due lunghezze. La Bunghe è ancora in lotta per la sesta e la settima posizione. E domenica Perugia farà visita alla capolista Sir Safety Conad. Prima però c'è l'impegno del ritorno dei quarti di Challenge Cup, mercoledì a Lisbona contro i portoghesi del Benfica. Sì, perché Ravenna quest'anno non intende lasciare proprio nulla al caso. Parliamo di basket, un incontenibile Mike Hall ha trascinato la Bondi Ferrara al successo sull'Unieuro Forlì. Per i biancorossi si conferma dunque la tradizione negativa in trasferta. Sapevamo che loro sono una squadra molto fisica, molto atletica, noi perdevamo fisicamente ogni mismatch e quindi dovevamo metterla sul piano tecnico. L'abbiamo fatto per tanti minuti, non ci siamo riusciti fino alla fine, complice il fatto che sicuramente una rotazione più corta, anche se devo dire che Campori e Tiam hanno fatto quello che dovevano fare, diciamo con una grossa mano. Ci manca come sempre un po' di lucidità nei momenti chiave, il quarto fallo di Giovanni Severini è stato molto importante, purtroppo in negativo per noi. Però dobbiamo essere tutti più lucidi e dobbiamo coprire anche a volte le giornate no di qualche giocatore aumentando l'intensità difensiva. Purtroppo non l'abbiamo fatto, ci manca qualche cosa sicuramente, qualcosa in termini di cattiveria, di aggressività, perché quando certe cose tecnicamente non funzionano, bisogna, perché la partita è indirizzata su altri canoni, dobbiamo essere un po' più bravi, un po' più pronti. So che questa è una frase che avete già sentito dalla mia bocca, però questo è il nostro limite oggettivo. Cercheremo dopo la ripresa di essere un po' più freschi, un po' più incazzati in maniera tale da poter portare a termine questo finale di stagione che per noi è importantissimo, a cominciare fra due settimane per Dacona Arzinale. Parliamo adesso di calcio e della Serie B, dove basta un pari all'Empoli per allungare sulla Frosinone sconfitto dal Perugia. Intanto si scalda la corsa alla salvezza. Il servizio. Dopo la bellezza di 6 vittorie di fila, ecco l'improvvisa inchiodata dell'Empoli. Ai toscani però basta il pari rimediato in extremis a Cittadella per allungare sugli un Frosinone illuso dal gol di Soddimo contro il Perugia, ma poi ribaltato dal Grifo, complice proprio l'espulsione del numero 10, per effetto delle reti di Cerri, Mustacchio e Buonaiuto.
Si riavvicina, ma solo per modo di dire, il Palermo, bloccato sullo 0-0 dalla Pro Vercelli. Mentre ben più pimpante è la rimonta di un Bari passato in vantaggio a Terni, col gol di Henderson, pareggiato però dal sigillo di De Fendi. Nel secondo tempo ci pensa Marrone a confezionare il terzo successo di fila per Grosso, che riagguanta proprio il rosanero al terzo posto. Col Cittadella quarta forza del torneo, la quinta piazza resta appannaggio del Venezia, che impatta sull'1 pari a Parma. Potente la risalita anche dello Spezia, che scavalca proprio i Ducali, inguaiando la Salernitana. Pessina, Mastinu e Granoce firmano il tris vincente per i Liguri, sempre più variabile impazzita dei giochi per la promozione. Carpi e Dentella non si fanno del male, così come Pescara e Cremonese, mentre si scaldano gli animi nella corsa alla salvezza. L'Avellino si appoggia ad un Gavazzi incontenibile per superare il Novara. Il Brescia prima suda freddo col Foggia sul tocco ravvicinato di Nicastro, che ruba il gol a Mazzeo. Poi però trova la forza di espugnare lo Zaccheria con la rete di Torregrossa e il rigore di Caracciolo per una squadra, quella di Boscaglia, che sale così a più 4 sulla zona rossa. È tutto allora per quanto riguarda questa edizione. Vi ringrazio per essere stati qui con noi. Arrivederci. Grazie Andrea, andiamo ora invece a vedere cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico per le prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. Si è aperta così la giornata di oggi a Cesena. La città è stata fortemente colpita in mattinata da una forte nevicata, ma le temperature sono crollate su tutta la nostra regione. Il freddo siberiano è giunto nel pomeriggio di domenica e ha determinato un crollo termico. Pensate che oggi a metà giornata si sono raggiunti meno 20 gradi tra Monte Cimone e Monte Cusna nel Reggiano. Temperature da brivido anche in pianura, con massime spesso sotto lo zero. Nelle prossime ore attenzione, perché le precipitazioni aumenteranno in Romagna e nuove nevicate saranno possibili. Potrebbe nevicare a tratti a Ravenna, Faenza, Imola, Forlì, ma soprattutto tra Forlì, Cesena e Rimini. Tra la notte e le prime ore del mattino di domani le nevicate potrebbero risultare moderate, soprattutto ancora una volta tra Cesena fino a Forlì e probabilmente anche Rimini fin sul mare. Le precipitazioni poi tenderanno a cessare nel corso della tarda mattinata, primo pomeriggio. Le schiarite saranno le protagoniste sull'Emilia centro-occidentale. Al mattino avremo maggiore nuvolosità sulle aree centro-orientali dell'Emilia e poi anche qui le schiarite aumenteranno nel corso del pomeriggio. Ventilazione ancora moderata soprattutto al mattino sul mare, che si risulterà molto mosso. Temperature da brivido su tutta la regione, temperature ancora sotto lo zero fino anche di giorno. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Andiamo ora a rivedere i principali argomenti di questa edizione, lo facciamo attraverso i nostri titoli nel riepilogo. Anche la Romagna è stata investita dalla perturbazione siberiana Burian. La neve è caduta copiosa dall'entroterra alla costa e i principali disagi sono stati registrati nella circolazione stradale, con la E45 chiusa ai mezzi pesanti e in alcuni tratti anche alle auto. Ha ospitato nel proprio bar il comizio di Forza Nuova Rimini e da allora la struttura è nel mirino di alcune associazioni che hanno invitato a boicottarlo. La titolare replica: qui da noi si dà spazio a tutti. Giulio Rossi è il nuovo direttore dell'unità operativa di anatomia patologica dell'ospedale di Ravenna. Il reparto è un punto di riferimento per l'intera struttura e ogni anno esegue 28.000 esami istologici e 16.000 citologici. Negli ultimi giorni di campagna elettorale abbiamo parlato col deputato uscente del Partito Democratico Tiziano Arlotti, che dice: abbiamo fatto molto. Andrea Cintorino del centrodestra pone l'accento su flat tax e sicurezza, mentre il popolo della famiglia a Cesena si proclama contro le larghe intese. I romagnoli, in base ai dati diffusi dall'Osservatorio della Salute nelle regioni italiane, sono tra i più longevi del paese. L'aspettativa di vita è di 84 anni e tra i fattori chiave per il benessere, oltre alla genetica, ci sono il supporto ambientale e la corretta alimentazione.
Il volley, la Bunghe Ravenna domina Monza e si conquista l'accesso ai playoff. Magistrale la prova della squadra di coach Soli, che adesso cercherà il miglior piazzamento nell'ultima giornata del campionato di Superlega. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo come sempre che potrete rivedere notizie filmate sul nostro portale TR24, pagina Facebook e Twitter. Vi ricordo anche che la nostra informazione in diretta torna puntuale domani mattina alle 7:15 con la rassegna stampa. Per questa sera è veramente tutto, un buon proseguimento di serata e arrivederci. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.